populistica. Tutti dicono che i loro figli e i loro nipoti non trovano lavoro. Ma non dirlo. O se lo trovano. Se lo dici, quelli che stanno al governo saranno. No, 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 non ma dirlo, io, ma non dirlo, non bisogna dirlo. Ma io dico, allora, no, volevo aggiungere che se poi invece trovano lavoro. Guardate cosa dico. Se trovano lavoro. Fermi, guardi cosa le regalo. Vedo dove questo modo di parlare è pericoloso per la democrazia. Non ho detto regalo. Pericoloso antidemocratico. Questo modo di parlare. Perché voler dire la fotografia aggregata non conta nulla. Conta io che vado in mezzo alla gente e chiedo no, 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 io ho dato. Significa no, prima ho dato dei dati scientifici. Ma allora, i dati scientifici. Prima ho dato i dati. Scusate, ma allora, poi dico le cose in mezzo alla gente. Si dice del Jobs Act. Non si capisce nulla. Si dice del Jobs Act. Allora, un modo serio in mezzo alla gente è, da quando è iniziato il Jobs Act ad oggi, la gente lavora di più o lavora di meno? Io non vi chiedo nulla, andate a vedere voi le statistiche. I giovani? Andate, anche i giovani, il problema, da 43,4 al 37% di disoccupazione. E questa roba non la cambi se io scendo al mercato e incontro uno che non lavora. No, mi dispiace per lui e lotterò per lui, ma non si può restituire l'immagine che non conti un... No, cavolo, la fotografia aggregata è nel calcolo che faceva prima aveva ragione rispetto a quella percentuale e dicevo, ti do perfettamente ragione, perché tutti pensano che sia il termine generale complessivo. Il problema è che i giovani non si fermano a 24 anni, i giovani sono fino a 32, a 33 anni. Ma vedi che già cambia argomento, facciamo un argomento alla volta. Ho detto che i giovani non lavorano, non trovano lavoro, i giovani in Italia, abbiamo tutti in famiglia un figlio o un nipote che non lavora. Prefiletti, il problema qui è, l'avete sentito?